Beh, mi pare che i dati siano impressionanti e quindi a chi credeva che questo virus si sarebbe combattuto con il lockdown o con misure restrittive, nella realtà l'unico modo per combatterlo sono le vaccinazioni che hanno svuotato i nostri ospedali e che stanno facendo ripartire questo paese, e ci auguriamo che questo paese non si fermi più. Così a Montecatini l'infettivologo Matteo Bassetti ha analizzato l'andamento della pandemia e le strategie della lotta al Covid. L'occasione è stato l'incontro nell'ambito della rassegna letteraria Acqua in bocca ma non troppo, curata da Simona Peselli, trasmesso in diretta su TVL, nel quale al tettuccio l'infettivologo ha presentato il suo libro Una lezione da non dimenticare, racconto della lotta al Covid. Se riusciremo a mettere ancora un 5% di popolazione al sicuro entro il prossimo Natale, io credo che si potrà anche pensare col 31 dicembre di eliminare il Green Pass e quindi evitare anche contrapposizioni sociali, perché alla fine saremo arrivati all'85-86% di vaccinati, che ci consente ragionevolmente di guardare con moderato ottimismo al futuro. Una battaglia quella contro il Covid, durante la quale il primario delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stato vittima di minacce anche verso la propria famiglia, tanto da essergli assegnata una scorta da parte della polizia. All'inizio era l'insulto, poi è iniziato a arrivare ti ammazziamo, poi è arrivato a dire ti appendiamo a testa in giù, poi sui social tu e la tua famiglia dovete morire, poi è iniziato ad arrivare le telefonate anonime in ospedale, poi hanno iniziato ad arrivare le telefonate anonime nell'albergo di mia moglie, poi hanno messo il mio numero di cellulare su Telegram e ho iniziato a ricevere 200-300 telefonate in una giornata di gente che mi scriveva che mi voleva squartare, poi lettere anonime e altro, poi le minacce ai figli. Cioè, è chiaro che c'è un crescendo di violenza. Beh, è evidente che la mia vita è cambiata profondamente per via di una massa di delinquenti che spero che presto la magistratura e le forze dell'ordine sapranno perseguire, quindi in questo momento non è piacevole venire a fare il proprio lavoro, a presentare il proprio libro e avere un dispiegamento di forze di questo tipo. È chiaro che c'è qualcuno che non ha capito, se non l'ha capito quelle buone lo capirà quelle cattive, perché minacciare la gente, minacciare la mia famiglia e i propri figli non è mai una cosa bella.